Buonasera amici dell'escluso, ci troviamo ancora qui un'altra volta, è la quarta giornata ma siamo alla quinta, sesta, settima puntata, non lo so, ormai abbiamo cominciato mi sembra 20 anni fa, siamo diventati molto unici anche se parecchi non li conosco, io sono Aldo Caldarelli come al solito e davanti a me c'ho Don Angelo Fanucci che viene da Gubbio. Buonasera Don Angelo. Buonasera a voi tutti. Grazie, grazie. Fa freddo a Gubbio? Sì. Ci sono i lupi, dicono. Un po' più di qui. Molto bene. Allora, Don Angelo, andiamo direttamente al nocciolo della questione. Io, la prima domanda che le faccio, come ho fatto a tutti, è semplice. Da dove viene? Io vengo da un paesino che è Scheggia, a nord-ovest di, nord-est di Gubbio. Vengo da una esperienza normale di seminario, prima a Gubbio, poi a Assisi, poi al seminario Romano Maggiore, o meglio al seminario Pio, a San Giovanni Laterano. Un'esperienza tutto sommata tranquilla, senza grossi traumi, non ho avuto mai grosse crisi, tutto sommato sono arrivato, però ecco, nell'ultimo periodo della mia formazione ero nel covo della reazione anticonciliare. Il nostro rettore magnifico, Monsignor Pio Lanti, aveva fondato una rivista apposita chiamata Divinitas ed era una polemica continua nei confronti dell'istituto biblico, in particolare di quelli che allora furono esclusi dall'insegnamento a opera di Pio XII, poi vennero addirittura fatti cardinali come Daniel Wu, come degli Ubach, come quelli della scuola di Le Sauchoir, che era uno studentato belga. Quindi sono uscito dal seminario con una povertà notevole di categorie, con molte motivazioni interiori, diciamo, ma per capire il mondo, perché il problema è sempre questo, no? Io dico, quando ci mandate un vescovo, non ci mandate solo un vescovo santo, che può essere un disastro un vescovo. C'è stato un papa santo, San Pio X, che ha fatto più danni alla Chiesa che la grandine. San Pio X personalmente era un santo, ma la crociata antimodernista che ha schiantato le migliori intelligenze da allora, era il tempo in cui fioriavano gli studi biblico-storici, quindi io mi sono trovato in questa situazione ad affrontare la vita. Capisco. Molte motivazioni e poche categorie diciamo, di attualità, di comprensione del mondo reale. Quando si parla con una persona come lei, Don Angelo, come posso darle lei? Sì, quando... no, anche del tuo metodo. Grazie, Don Angelo. Quando me ringiovineresti, come si dice. Ringiovimento. Quando si parla con una persona come te, Don Angelo, io penso che questi sono cenni di storiografia all'interno di cose che pochi possono raccontare perché l'hanno vissuta sulla propria pelle. Sì. E penso che siano una fonte, fondamentalmente. Che cosa vuoi raccontare della tua storia? Della mia storia vorrei raccontare il rapporto, perché ho insegnato 18 anni al liceo di Gubbio, 18 anni, per 18 anni sono stato scelto come membro interno alla commissione di maturità, per 18 anni non ho mai fatto una interrogazione a tradimento, per 18 anni non ho mai mandato nessuno a ottobre e mi sono creato una serie di amici per un semplice fatto, che io facevo italiano e latino al corso B. Il primo mese non si faceva né italiano né latino, si leggeva lettera a una professoressa di Don Milani come motivazione per lo studio. A parte che letterariamente no, è un italiano di una vivezza, di una violenza a volte straordinaria, ma come contenuti. Quindi la prima esperienza è stata questa, nella scuola, nel liceo statale di Gubbio, e l'esperienza con degli studenti. Io ho aperto un'associazione che non richiedeva la fede in chi entrava, ma la voglia di cercare, la voglia di mettersi insieme per dare un senso alla propria vita, per dare risposte a quelle domande che ciascuno si portava dentro.
in questa associazione, io sono diventato prete nel 1961. Poco tempo dopo ho dato vita a questa associazione, e poi questa associazione era il tempo dei campi di lavoro. Gli studenti dicevano: ma perché i nostri coetanei operai hanno un mese di ferie e noi a scuola finisce con giugno, ma a Gubbio a maggio ci sono i ceri, quindi non si parla altro. La festa dei ceri è talmente monopolizzatrice dell'attenzione, accentratrice, e poi si cominciava a ottobre. E allora si facevano questi campi di lavoro, e qualcuno era anche un po' gratuito, no? Andavamo a aiutare i contadini a tagliare l'erba, e in genere succedeva che quando ci avevano affidato la falce a un ragazzo o una ragazza, subito dopo doveva correre perché pensava che si tagliasse una gamba o roba per come teneva lo strumento. Quindi erano abbondantemente alcuni di questi campi di lavoro inventati, insomma, non rispondevano a necessità. Finché sulla terza pagina del Corriere della Sera, professoressa Giaconi, la pagina della cultura, c'era un articolo di Giuliano Zincone, e che il fratello del direttore, Vittorio Zincone, che era stato 5 giorni a Capodarco, parlava di questa realtà, ne parlava in termini entusiastici, però concludeva: non arriva Natale. Letteralmente l'ultima frase era: mangia minga il panetun, come dicono a Milano, non arriva a mangiare il panettone. Invece ne sono passati molti di panettoni. E allora andai a Capodarco, era il 30 giugno 1970, e lì la mia vita è cambiata completamente, perché mi sono trovato di fronte a una realtà che non potevo nemmeno immaginare. 100 disabili e una ventina di volontari, nessuno di loro piangeva sulle proprie disgrazie, che pure erano pesanti, ma parlavano di un mondo nuovo, di una chiesa nuova, di uno Stato attento ai più deboli, di uno Stato nel terzo articolo della Costituzione che si impegna a vantaggio dei più deboli. Tutta una cosa, no, che mi ha colpito profondamente da allora, no? Praticamente prima ho fondato, si dice così, una comunità a Fabriano, che tuttora c'è, la comunità della Buona Novella. Poi da quel momento abbiamo smesso di usare i nomi attinti alla Bibbia, la Nuova Novella, perché ne facemmo una ad Omodossola che si chiamava La Forza d'Amare. A Forza d'Amare litigarono talmente da cavarsi gli occhi uni con gli altri. E allora lo abbiamo chiamato la seconda comunità che ho fondato a Gubbio del 74, semplicemente Comunità di Capodarco dell'Umbria. Da quel momento io vivo secondo quello che Don Vinicio chiama la condivisione del cesso, cioè la condivisione degli elementi materiali della vita. Non basta condividere il cuore. Il cuore è troppo facile condividere il cuore, e condividere gli elementi materiali della vita giorno dopo giorno, per me questo dura da 47 anni, e se il Padre Eterno mi darà ancora qualche anno di vita, durerà, spero veramente, fino alla vita. È una vita che mi affascina profondamente. Una volta erano tutti disabili fisici, 4-5 si sono laureati, perché la comunità di Fabriano la facemmo perché i disabili che avevano perso degli anni di studio a causa dell'invalidità potessero recuperare. Adesso invece sono quasi tutti disabili psichici. Anche il figlio mio, quello che ho adottato, in parte, no, psichicamente è molto maturo, diciamo, per quello della sua vita. È un tetraparetico, con difficoltà soprattutto disartrico, quindi nella parola c'ha molta difficoltà. Per il resto affettivamente è assolutamente normale, direi, affettivamente. No, intellettualmente fa dei progressi notevolissimi. L'altro ieri mi ha detto che sono assurdo, ha inteso da qualcuno questa parola, ha capito che è una parolaccia, che non era la, me l'ha ripetuta. Comunque la mia esperienza è questa, e rimane, ne sono profondamente entusiasta. Spero solo che in qualche modo si dilati, si allarghi un po'. Dimmi. Com'è successo? Che cosa? Il figliolo adottivo. Il figliolo adottivo è successo del tutto occasionalmente. Quando stavamo aprendo la comunità Gubbio, 1974, dopo 3 anni di comunità Fabriano, andavamo a Gubbio,
stavamo mettendo a posto un vecchio convento che abbiamo messo a posto con 10 anni di volontariato negli anni successivi. Ci arrivò una richiesta da Siena, una assistente sociale, la signora Becci si chiamava, so solo il nome di questa persona, non l'ho mai vista, non so chi sia, altrimenti so che è assistente sociale, ma cosa faccia non lo so. Mi ha detto: guardi che qui da noi abbiamo un bambino di 10 anni, la mamma l'ha portato qui da noi 6 anni fa, quando aveva 4 anni, poi è scomparsa, non si è vista più, l'ha lasciata qui come un pacco postale, come si dimentica un sacco di patate, non so, qualcosa del genere. Voi le potrete, veniamo a vederlo. Siamo andati a vederlo, effettivamente una prima volta sono andato da solo, era in un ospedale pediatrico con una serie di bambini disabili veramente gravi, lui di gran lunga era il meno grave, ricordo una bambina a cui non si era formata la scatola toracica, quindi c'aveva anche una fisionomia che assomigliava tutto a un comico da allora, mi ricordo come si chiamasse, un altro bambino che batteva in continuazione, mi ha detto l'assistente lì, sono anni che continua a battere la mano sul lato della carrozzina. E invece Franchino me la fecero trovare fuori dall'ascensore, quando stavo per uscire dal quinto piano, volevo scendere, e questo bambino sulla carrozzina aveva 10 anni, mi ha chiamato babbo. Era l'età dell'ideologia, no? Quella lì. Per cui mi è parte una cosa talmente grandiosa, hanno fatto un castello di carta su questa parola babbo, no? E quindi sono tornato a casa a dire agli amici, vedete, noi preti ci chiamano padre, no? Ma tra padre e babbo c'è un abisso. Poi se impara a dirla legubina babbo, noi diciamo babbo con abisso, è l'ideale, no? Allora, ho raccontato queste cose a un amico che era giudice del Tribunale dei Minori, dottor Battistacci di Perugia, l'erede dei grandi pensatori umbri del primo Novecento, che erano appunto stati spazzati via da Pio X dalla crociata antimodernista, e mi ha detto lui: ma perché non lo adotti? Io non sono sposato, né ho almeno a breve dico, non ho intenzione di sposarmi. Ha detto: no, guarda, l'ultima legge non parla di famiglia, ma di clima familiare. Te la faccio io la relazione, no? E in tre mesi mi ha fatto tutto e l'ho potuto adottare. Nel frattempo io sono andato, no? Che avevo costruito questo castello ideologico sulla parola babbo, sono andato a prenderlo a Siena con un pulmino con altri ragazzi, io guidavo e lui era aggrappato allo schienale del guidatore. Non era mai uscito in 6 anni da quell'ospedale, quindi guardava il mondo con molta curiosità. Siamo arrivati a un semaforo, frenato all'ultimo momento, no? Il candidato a essere preso sotto mi ha rivolto, erano i toscani, capito? No. Anche colorito. Linguaggio colorito, diciamo. E Franchino ha detto: oh babbo, come babbo, so io il babbo, lo dice lui. Poco dopo ci infiliamo, mi ricordo, dietro a un camioncino con un vitello, era un sabato, un vitello, il camioncino era aperto, il vitello presumibilmente lo portavano al macello, perché non credo che a Siena possa dire lo spasso i vitelli gratuitamente. E ha chiamato babbo un'altra volta. Allora adesso facciamo i conti, ho accostato, risultato, babbo era l'unica parola che sapeva. Non sapeva assolutamente altre parole, per cui tutto con la mia costruzione era proprio, no, è nato con, e dopodiché si è creato questo rapporto affettivo forte, anche critico da parte sua, perché non è che dormiamo nella stessa camera da 44 anni. L'ho visto crescere progressivamente, c'ha una vita pressoché normale adesso, e è un piacere rapportarsi con lui, perché è una scoperta continua anche la sua vita. Soprattutto la cosa che ha imparato più è l'affetto verso la casa, l'ambiente che lo accoglie, verso la comunità. C'ha un rapporto molto, forse più forte di quello che ha con me. C'ha qualche difficoltà
a chiamarmi babbo, anche perché mia madre, che era molto iperreligiosa, di quelle del Concilio di Trento, non voleva, perché tu sei un prete, non ti devi far chiamare babbo, ti devi far chiamare Don Angelo, e dopo anch'io non gli ha dato. Però è stata una bella vita quella vissuta con lui, giorno dopo giorno. La sera, ecco, il grande problema, fagli spegnere la televisione, perché è un partito di Canale 5, e questo lo dice molto sulla moralità di Berlusconi. E per fargli spegnere la televisione, certo, è il problema principale. Per il resto è una vita che scorre limpida, tranquilla. Qualche volta bestemmia. In Umbria, Umbria Toscana, no, Umbria di San Francesco esiste nella predicazione dei frati, no? Umbria e Toscana sono le capitali del moccolo proprio. E anche Franchino ha imparato, però è sempre molto, molto affettuoso, e una bella cosa. Quali sono state le fasi più difficili della mia vita? Di questa storia? Non mi sembra di aver avuto cose molto difficili. Cioè, sono stato un po' emarginato dal mondo ecclesiastico, un po' messo da parte. Io non faccio parte di nessuna commissione diocesana, né Caritas, né qualsiasi altra cosa. Però, tutto sommato, i miei confratelli mi hanno accettato tutto, no, non con entusiasmo forse, però grandi difficoltà francamente non credo di averne avuto, se non questa difficoltà economica, perché io ho pensato sempre alla comunità come una comunità e non anche come un'azienda. Ci abbiamo 39 dipendenti, siamo arrivati sull'urlo del fallimento finché Don Vinicio, che va parlato ieri sera, invocato fervidamente dal sottoscritto, gli ho detto vieni, fa qualcosa, è venuto e ha fatto qualcosa, ha cambiato lo statuto, ha inserito la figura dell'amministratore unico, l'abbiamo nominato amministratore unico, si è preso due collaboratori di Gubbio tra i migliori nel campo economico e in due anni ci ha rimesso in linea di galleggiamento, ormai possiamo dire. Adesso abbiamo intrapreso, io quelli che furono i miei alunni allora al liceo sapevo che erano veramente disposti a darmi una mano e rilanciare la comunità. Lanciata l'AMO immediatamente, qui c'è Riccardo, il nostro ragioniere, 20 hanno risposto. Ci abbiamo 20 nuovi consiglieri disposti a lavorare in comunità, che sono commercialisti, medici, docenti, imprenditori anche. E cominciamo adesso questo rilancio, con il 14 facciamo la prima assemblea formale, ci mettiamo. Quindi il problema è, capito, che all'interno della Chiesa passa difficilmente questo messaggio. Recentemente a Gubbio hanno fatto una grande chiesa nuova e abbiamo saputo in quell'occasione che il codice di diritto canonico non permette di costruire chiese nuove se nella chiesa non ci sono accanto alla chiesa le aule di catechismo. Anche noi, io un altro paese mi ha detto, ma le aule per l'accoglienza di quelli che non c'hanno niente non le rendete obbligatorie? Ed è una delle battaglie che stiamo facendo col presidente della CEI, che adesso è il vescovo di Perugia, 40 km, ci vuole molto bene, Gualtiero Bassetti, e speriamo anche, perché sarebbe veramente, no? Abbiamo visto Papa Francesco, no? Che era dai buddisti, ne mette insieme 100.000 in 4 e 4, certo. 4 e 4 e 8, rispettando la loro fede e valorizzando quando no. Nei momenti, se c'è stato mai un momento difficile, ma mi sembra che se non c'è stato mai, io ti vorrei chiedere che cosa ti è scattato in te, che cos'è che ti ha fatto dare la speranza di poter superare quel momento, se c'è stato un momento che non lo ricordi nella tua... No, non, veramente, francamente non ricordo un momento particolarmente difficile. Ci sono sì delle difficoltà, delle stanchezze soprattutto, no? Perché poi a volte la vita diventa particolarmente pesante, gli impegni si fanno molteplici, perché Capodalco non è una comunità per l'handicap, a parte che io poi te lo farò avere, ho scritto un libro di 800 pagine, ridotto dall'editore a 420, intitolato Non per loro ma con loro, che racconto questi 40 anni di vita con loro. Ho perso il filo, quello che stavo dicendo. Ah, che la Chiesa proprio facesse proprio questa,
questa linea, quindi, linea, perché sarebbe, no, una cosa, perché poi in ultima analisi è gente che ti restituisce più di quello che gli dai. Chi è Don Angelo oggi? È un vecchietto che tranquillo, abbastanza tranquillo. Beh, sono sulla soglia di 80 anni, 79, sono del 38. Non si direbbe, non si direbbe, sai? Non si direbbe. E sono l'unico uomo a memoria d'uomo della mia famiglia che si è arrivato a quest'età, grazie agli emodiuretici che mi fanno assumere in quantità industriali, che fanno poi urinare, ma mi hanno trasformato in una specie di fontana di Trevi che butta acqua in continuazione. Però ecco, riesco a campare abbastanza tranquillamente, e adesso con questa, un rilancio della comunità, ci saranno altre cose da fare. E poi abbiamo creato un'associazione Umbra delle comunità simili alla nostra, che fa capo al Serafico di Assisi, quel famoso istituto dove ci sono i pluri handicappati, i pluri minorati, e stiamo impostando, anche ieri abbiamo fatto una riunione abbastanza positiva. È una vita tranquilla la mia, credo davvero, mi sono trovato, la gente di Gubbio mi vuole bene molto più di quello che meriti, giuro davanti a Dio, molto più di quello che meriti. Qualche volta metto sul tavolo le mie mancanze occulte in modo da frenare gli entusiasmi, perché non sono giustificati davvero, però mi sento circondato da questa amore, da questa amore davvero, da parte della gente semplice soprattutto, ma anche un po' da parte di tutti. Grazie soprattutto alla scuola, grazie. Ora, per chiudere questa nostra simpatica e bellissima chiacchierata, siccome noi comunque siamo un'università, siamo l'università fondamentalmente, quella pubblica, vorremmo lanciare ogni volta, dare la possibilità di lanciare un messaggio per i nostri studenti. Che messaggio vuoi lasciare? Beh, un messaggio di assumere, in qualche modo, anche dal punto di vista, a prescindere dalla posizione di fede, esiste un'antropologia di origine evangelica, per la quale, no, se farete quello che avrete fatto a uno dei miei più piccoli, si comincia dai più piccoli. L'augurio veramente è questo, no? Per trovare una realizzazione per la propria umanità c'è una strada maestra, che è quella del privilegio ai più piccoli, a quelli che sono maggiormente in difficoltà, nei limiti, no, della propria personalità, delle proprie sensibilità, delle proprie capacità, delle proprie specialità, specializzazioni che uno potrebbe aver acquisito, però davvero, no, questo mondo dell'emarginazione, se uno si impegna, ti restituisce, ripeto ancora una volta, molto più di quello che puoi dare. Grazie Don Angelo. Prego. Grazie.